superficie minima, tema già discusso, che non c'è nel testo base ma che la Lega proporrà, che è la presa d'atto della realtà esistente. Cioè, soprattutto nelle grandi città, ad oggi la limitazione minima di superficie per rendere abitabile un appartamento 28 metri quadri per una sola persona e 38 metri quadri per due persone non è attuale. Sappiamo benissimo che a Milano come a Roma ci sono studenti, ci sono genitori separati, ci sono professionisti o ci sono lavoratori che stanno in 20, 22, 23, 24, 25 metri quadri e fortuna che ce li hanno dal loro punto di vista, piuttosto che coppie che stanno in 30, 35 metri quadri. Quindi proposta numero uno, riconoscere il pianeta Terra in cui viviamo e quindi abbassare la superficie minima, ovviamente assicurando le condizioni di agibilità, altrimenti avremmo alcune migliaia di residenti abusivi che abitano già oggi in questi appartamenti ma che teoricamente sarebbero fuori della norma. Ci sono migliaia di segnalazioni attualmente esistenti e abitate e in attuale fase di recupero fra i 22, i 25 e i 30 metri quadri. Ovviamente se uno se ne può permettere 150 meglio. I 25 metri quadri del 2024, anche grazie alla tecnologia, grazie alle nuove potenzialità, grazie alle nuove forme di arredamento, i 25 metri quadri di oggi non sono i 25 metri quadri del 1980. Quindi per una persona sono ampiamente, anzi, penso che se voi chiedeste a uno studente, a un lavoratore, a un poliziotto, a un vigile del fuoco, a un infermiere, ti metto a disposizione questo immobile, ci sarebbe la fila. E qui, sicuramente si parla di alcune centinaia di migliaia di alloggi, non si parla di alcuni alloggi. Si parla soprattutto nelle grandi città di alcune centinaia di migliaia di alloggi.